Salve ragazzi e benvenuti a un nuovo appuntamento con le lezioni ribaltate di Mr. Boscherini. Con oggi inauguriamo una nuova unità, questa volta dedicata alla geometria dello spazio. Quindi con oggi andiamo finalmente ad affrontare un nuovo tipo di oggetti. In questi 2 anni e mezzo della scuola media noi abbiamo studiato solo le figure piane. Da adesso in avanti andremo a vedere i solidi e cominceremo quindi a fare una panoramica in questa lezione sui poliedri e sui cosiddetti solidi rotondi. E non potevamo non iniziare con una domanda, quindi che cos'è un solido? Una domanda alla quale noi risponderemo con una breve definizione che ci aiuterà da qui davanti, ovvero che un solido è un oggetto che occupa una porzione di spazio. Questa porzione di spazio significa che ha un volume. Ora è chiaro che in realtà tutti gli oggetti della vita reale sono in realtà solidi, anche quegli oggetti che nel passato noi abbiamo associato a figure a 2 dimensioni, a una dimensione o a nessuna dimensione, come il punto geometrico. Che so, noi abbiamo detto che un filo, uno spago, una lenza poteva essere approssimata a una figura unidimensionale, a una linea, così come il classico foglio di carta poteva essere associato a una figura bidimensionale. In realtà voi sapete benissimo che tutte queste figure hanno 3 dimensioni, anche se le altre dimensioni in genere sono molto piccole rispetto alle altre. Per dare un'idea invece più concreta di un oggetto solido ho voluto usare un oggetto di, insomma, che più o meno tutti riconosciamo, quindi una zucca di Halloween che ha appunto una sua tridimensionalità. Qual è il problema? Chiaramente che l'oggetto reale è tridimensionale e la sua rappresentazione in un disegno sarà per forza di cosa in 2 dimensioni, e questo vedremo rappresenterà un po' un problema nel visualizzare gli oggetti della geometria solida. Mentre era molto facile rappresentare un oggetto bidimensionale su uno spazio bidimensionale, quindi un poligono, una circonferenza e così via, diventa un pochino più difficile trasferire un oggetto reale tridimensionale nelle 2 dimensioni e capire un attimo come è fatto. Il primo esempio in tal senso è dato dai poliedri. Allora, tutti i solidi che noi andremo a studiare quest'anno si possono raggruppare in 2 grandi categorie: i poliedri e i solidi rotondi. I poliedri, come già potreste intuire, sono una generalizzazione tridimensionale dei poligoni, no? Vi ricordate, i poligoni erano porzioni di piano delimitate da una linea spezzata chiusa semplice, quindi da una serie di segmenti essenzialmente. Il poliedro è l'equivalente in 3 dimensioni, quindi è una porzione di spazio delimitata non più da segmenti ma da poligoni. Quindi se ho una figura chiusa solo da poligoni, quello è un poliedro. Quello che ho disegnato qui appunto è un poliedro, in particolare è un parallelepipedo. Allora, una cosa molto importante quando noi studieremo i poliedri sarà di identificarne le varie parti. In generale noi di un poliedro identificheremo 3 elementi. Prima di tutto i poligoni di cui è composto. Ciascun poligono che compone il nostro poliedro sarà chiamato faccia del poliedro, quindi ogni poliedro avrà un certo numero di facce. Avremo poliedri a 4, 5, 6 e così via facce. Poi vedremo come trovare il numero di facce di un certo poliedro. Poi abbiamo questi segmenti che delimitano i poligoni che costituiscono il nostro poliedro. Noi normalmente li avremo chiamati lati, e questo è giusto quando ci si riferisce a un poligono. Nel caso di un poliedro, quindi di un solido, non si chiamano più lati ma si chiamano spigoli. E qui già incontriamo un termine che nella vita di tutti i giorni ha un significato diverso, ma in geometria invece va a indicare una cosa ben precisa, ovvero il lato di cui, che delimita il nostro poliedro. Noi nella vita di tutti i giorni indicheremo con il termine spigolo questo elemento qui.
Questa parte qui invece in geometria noi la chiameremo vertice. Quindi per riepilogare, in un poliedro noi abbiamo delle facce, i poligoni, degli spigoli, che sono dei segmenti, e dei vertici, che sono dei punti. L'altra categoria di solidi che andremo a studiare quest'anno sono i cosiddetti solidi rotondi. E di nuovo, ecco la nostra definizione: un solido rotondo è un solido delimitato da almeno una superficie curva. In particolare, dei vari solidi rotondi, noi andremo a vedere una categoria molto particolare, che sono i solidi di rotazione, cioè solidi che nascono da un poligono che viene fatto ruotare su se stesso. In particolare noi ne vedremo di due tipi, ma andrò a mostrarvi tra poco. Uno di questi solidi di rotazione è appunto il cilindro, è uno dei solidi più comuni che noi troviamo più spesso nell'esperienza quotidiana, ma è un solido rotondo. Per esempio, anche questo oggetto strano che non ha un nome suo, ma che potete gente intuire, è delimitato da almeno due superfici curve, una qua sopra e una qua sotto. Quindi questi non sono poliedri perché non sono delimitati solo da poligoni, ma anche da superfici curve. Così come noi avevamo visto già in prima media che i poligoni si possono suddividere in poligoni convessi e poligoni concavi, anche se poi all'atto pratico siamo andati a studiare solo i poligoni convessi, ecco, anche nella geometria dei solidi possiamo distinguere tra poliedri convessi e poliedri concavi. E di nuovo vi dirò che vi anticipo che in realtà andremo a studiare solo i poligoni convessi. Quindi questo è per esempio un prisma a base triangolare, questo è un classico poligono convesso. Questo qui invece è un poligono concavo e già potete un po' intuire perché, già come per i poligoni noi dicevamo che un poligono era concavo se aveva una rientranza. Poi avevamo una definizione più avanzata dicendo che se andavo a disegnare i prolungamenti dei lati, nel caso di un poligono concavo, in qualche caso questi prolungamenti entravano dentro il poligono. Ecco, lo stesso discorso generalizzato si può fare per un poliedro concavo. In particolare questa faccia che ho colorato di celeste, se la prolungo, se prendo un piano a cui appartiene questa faccia, vedete, questo piano entra dentro il mio poliedro. Questo può succedere solo se il poliedro è concavo, non può succedere nel caso di un poliedro convesso. Ora è chiaro che esistono innumerevoli poliedri e innumerevoli solidi rotondi. Per nostra fortuna, nel corso di questo corso di geometria di terza media, noi ne andremo a vedere solo alcuni. In particolare andremo a vedere quattro tipi di poliedri fondamentali e due tipi di solidi di rotazione. Ed eccoli qui rappresentati, almeno alcuni esempi. Cominceremo nel caso dei poliedri con il prisma, il parallelepipedo, il cubo e la piramide. Nel caso dei solidi di rotazione noi andremo a vedere invece solo due tipi, ovvero il cilindro e il cono. Ora questo chiaramente non esaurirà tutte le possibilità, in particolare andremo a vedere che sarà possibile poi costruire dei solidi compositi. Vi faccio un esempio. Questo, come vedete, è un cilindro, quindi delimitato a due circonferenze, una sopra e una sotto. Può capitare in un esercizio che non vi dia semplicemente un cilindro o semplicemente un cono, ma vi vada a chiedere le grandezze, poi vedremo quali sono le grandezze che andiamo a studiare in caso di solidi, relative a un cilindro e un cono sovrapposti. Questo è un classico tipo di esercizio che voi potrete incontrare nella prova di matematica dell'esame di terza media.
Nella prossima lezione andremo a vedere la misura degli spazi, quindi andremo a vedere le unità di misura del volume. Ma per oggi è tutto, arrivederci alla prossima lezione.